benvenuti in questa nuova lezione, video lezione dedicata al mondo del podcast. Dopo aver scoperto a livello generale che cos'è un contenuto podcast, aver attraversato la strumentazione per realizzarlo, fino ad essere arrivati alla scrittura di come si scrive appunto un contenuto per un podcast, oggi vediamo la conduzione, uno dei punti più importanti per realizzare un contenuto di successo. Andiamo a vedere. Come si conduce un podcast? Capiremo quali sono gli stili, gli approcci di speakeraggio per poter meglio realizzare il nostro contenuto e come meglio veicolare tutte le informazioni che vogliamo dare al nostro ascoltatore. Capiremo tre punti fondamentali: la gestione dei tempi, del ritmo, dell'intonazione, di che cosa ci vuole per essere efficaci al microfono. Sottolineeremo anche l'importanza dei ruoli e del rapporto che il conduttore dovrà essere in grado di instaurare con l'ascoltatore, punto centrale della buona riuscita per il nostro contenuto podcast. La voce, la conduzione è il veicolo principale per poter portare a compimento il nostro contenuto verso l'ascoltatore, per portarlo nel migliore dei modi. Un podcast ci permette di approfondire maggiormente rispetto alla radio, per esempio, un argomento, approfondirlo in modo tale da scendere molto più in profondità, di snocciolare anche quelle piccole grandi parti che in radio magari non avremmo tempo di sviluppare, anche su argomenti ben specifici. Ci sono delle azioni preliminari prima di cominciare, ci vuole una preparazione sul nostro argomento, una preparazione certosina, molto precisa, accurata, no all'improvvisazione, ci vuole un'estrema conoscenza dell'argomento. Mi raccomando, questo è molto importante, anche perché qualora non l'aveste, l'ascoltatore se ne accorgerebbe in 448. Questo poco ma sicuro. L'audio non inganna. Se il conduttore non ne sa dell'argomento del quale sta parlando, all'ascolto risulta subito. Dovremo anche prevedere un metodo e un modo di porsi verso il proprio ascoltatore, a seconda del pubblico di riferimento, chiaramente anche a seconda del piglio che vogliamo dare, che cambia di volta in volta e di argomento in argomento. Per esempio, se avremo un argomento molto serio, difficilmente potremo trovare una conduzione comica o comunque una conduzione che sia leggera. C'è un altro punto fondamentale: imparare ad ascoltarsi e a riascoltarsi. Questo è utile, migliora l'utilizzo anche della propria voce. Innanzitutto imparare ad ascoltarsi in presa diretta, seguire il filo logico del proprio argomento. L'errore di un conduttore, di uno speaker, talvolta è quello di andare a ruota libera al microfono. Così facendo andrà innanzitutto a sfociare nei tempi, ovvero a dilagare. In seconda battuta peccherà di poca chiarezza. Meno è meglio, ricordatevelo sempre, e questo si evita con l'ascoltarsi mentre si sta parlando. Già capire dove si vuole andare e seguire quella strada dall'inizio alla fine. Successivamente il riascoltarsi fa una grande differenza. Riascoltando i nostri file audio potremo crescere, potremo notare quali sono i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza e successivamente lavorarci sopra. Gestire la respirazione, è fondamentale. Saper dosare il proprio fiato, respirare profondamente prima di iniziare, saper usare il diaframma. La respirazione per gli artisti, cantanti, speaker, presentatori è da sempre un argomento centrale per ogni singolo talk, per ogni esibizione, per ogni canzone. Qualsiasi cosa parte dalla respirazione. La respirazione prima di tutto ci aiuta a concentrarci, un respiro profondo, a ridurre l'ansia. Soprattutto serve a coloro i quali devono immagazzinare dapprima il discorso qua per poi poterlo esporre alla platea di gente fisica o no che ha davanti. Questo accade anche in radio. La respirazione è molto importante perché sostiene anche la voce. Non solo aiuta a concentrarci e quindi anche a rilassarci, ma poi serve anche per sostenere proprio la tonalità di voce che ci interessa poi poter dare al nostro discorso. Si deve utilizzare il diaframma, per molti questo sconosciuto. Avete presente banalmente quando ridiamo? Ecco, provate anche da casa, lì dove siete in questo momento, a improvvisare una risata. Ecco, vedrete che partirà tutto da qua, dalla bocca dello stomaco. Partirà tutto da lì. Lì c'è il diaframma, questo muscolo che ci aiuta appunto a sostenere la voce. Se io vi dicessi provate a fare un lungo respiro,
Probabilmente gonfiereste il petto. Sbagliato. Il respiro deve partire da ben più sotto. Cercate di inspirare con le narici ed espirare con la bocca. È un lungo allenamento questo, non è roba da 5 minuti, soprattutto se da sempre siamo stati abituati a respirare appunto in maniera errata. Questo non farà altro che aiutarvi, come dicevo, a concentrarvi, a rilassarvi e poi a far uscire la voce in maniera diversa, più corposa, più armoniosa e soprattutto più controllata, senza arrivare a fine discorso col fiatone. Arriviamo quindi alla conduzione. Il primo punto fondamentale, se non il più importante, è la personalità. Cerchiamo di essere il più naturali possibili. Siate voi stessi, con pregi, difetti, punti di vista, idee. Non abbiate paura di esprimere il vostro punto di vista, il vostro vero essere. Bisogna in ogni talk cercare di essere estremamente interessanti, personali, lasciare un segno nell'ascoltatore che sarà poi stimolato e coinvolto dal vostro punto di vista. Tutto ciò decreterà il vostro stile, il modus operandi riconoscibile, identificativo durante tutta la vostra conduzione e tutto il vostro contenuto podcast, dall'inizio alla fine. I tempi sono da rispettare sempre. Occhio a non strafare, non si deve mai sforare, pena il mancato equilibrio della nostra conduzione. Se abbiamo un talk per esempio di 4 minuti, non possiamo farne 8 e successivamente per recuperare 2 o ancor peggio 1. Questo non vedrà equilibrio nella nostra puntata. Ci vuole un perfetto rispetto dei tempi, in modo tale da avere naturalezza ma anche fluidità nel nostro argomento. Il ritmo è molto importante, bisogna sempre cercare nella conduzione di adeguare la nostra intonazione vocale a tutto ciò che abbiamo sotto. Per esempio, una base ritmata porterà ad avere un ritmo molto più incalzante. Una base invece più lenta, più dolce, si sposerà meglio con un tono di voce molto più lento, leggero. Bisogna cercare di far aderire il più possibile la nostra intonazione, per l'appunto, alla nostra base, a quello che abbiamo sotto, in modo tale da avere un ritmo perfettamente lineare alla base musicale. L'intonazione, per l'appunto, il saper modulare, saper dare un colore alla nostra voce. Se parlo di un qualcosa di allegro, la nostra voce è facile che abbia un colore molto più acceso, molto più positivo, per l'appunto. Se invece parliamo di un qualcosa di serio, difficilmente ci sarà colore nella nostra voce. Mi raccomando, la postura dà un segno tangibile sul suono della propria voce. Io in questo momento sono seduto. Sbagliato, dovrei essere in piedi. Saper fare delle pause tra una frase e l'altra. La voce deve trasmettere la punteggiatura del vostro discorso. Deve saper rispettare le pause, i punti, le virgole, tutto. Arriviamo a come gestire un singolo talk, un singolo dialogo, un singolo spezzone del nostro contenuto podcast parlato. Saper incuriosire fin da subito è fondamentale, bisogna attirare l'attenzione facendo immedesimare l'ascoltatore, tirandolo in ballo fin da subito. Una domanda, una provocazione, un qualcosa che riesca a stimolare e catturare la sua attenzione in modo tale da proiettarlo fin da subito sull'argomento che vogliamo trattare. Il passo successivo, dopo averlo portato sul nostro argomento, è sviluppare il nostro contenuto in maniera precisa, attenta, accurata, andando dritti al punto, senza stare a divagare o, ancor peggio, essere ridondanti, sviluppando quell'elenco puntato che abbiamo precedentemente preparato per poi parlare del nostro argomento. Dobbiamo sempre cercare di chiudere il nostro talk con un punto di vista che sia forte, che stuzzichi il nostro ascoltatore, che lo coinvolga, tirare fuori lì la nostra personalità, in modo tale che il nostro ascoltatore si affezioni a noi, non solo dal punto di vista positivo, ma anche, perché no, negativo. Non possiamo sempre trovare il consenso per quello che stiamo dicendo verso il nostro ascoltatore, ma quello sì. Possiamo comunque essere altamente interessanti, proprio per come esponiamo il nostro argomento, proprio per la nostra personalità. Consigli generali, infine, sono quelli di non urlare a microfono, ci vuole una distanza giusta
In genere una mano o cinque dita può essere la soluzione migliore. Bisogna fare delle pause tra un talk e l'altro, riordinare le idee in modo tale da non essere né noiosi né confusionari. Siate creativi a partire dalla vostra voce. Ci vuole allenamento, costante, ascolto e riascolto, come dicevamo poco fa. Menzione speciale è dedicata all'addizione. Ci vuole un'addizione base, che sia curata, non per forza perfetta, ma, quello sì, bisogna essere comprensibili al nostro ascoltatore. Immaginate se io avessi fatto quest'ultima lezione in dialetto stretto calabrese. Magari in pochi mi avreste capito. La dizione, brutta bestia anche questa per quanto riguarda tutti coloro i quali parlano in pubblico. La dizione, c'è da dire che in radio ha perso negli ultimi tempi un pochino di importanza, ma non del tutto. Perché, come vi dicevo poc'anzi, se io avessi fatto queste lezioni parlando in calabrese stretto, vabbè che neanche lo conosco il calabrese stretto, però sarebbe stato un po' più difficoltoso. Non pensate a capirmi dall'1 al 100, dall'A alla Z. Bisogna cercare di avere una dizione curata, essere disponibili a tutti, arrivare a tutti con il proprio significato. Quindi tutte le vocali aperte, chiuse, cercare di curarle il più possibile, non essendo maniacali, perlomeno per quello che ci serve a noi in questo frangente. Se già parlassimo di doppiaggio, capite bene che invece la dizione lì deve essere ultra perfetta. In questo caso ci interessa un parlato che sia il più possibile pulito da inflessioni, in modo tale da essere sì comprensibili alla stragrande maggioranza, anzi alla totalità del nostro pubblico. Questo sarà molto importante. Esistono decine e decine di corsi di dizione online e di persona. Se siete una di quelle persone che hanno un accento caratteristico della propria zona, del proprio dialetto d'appartenenza molto marcato, vi invito a frequentarne uno. Anche qua è un lavoro molto lungo, ci vuole tanto allenamento, bisogna veramente sbattere la testa tante volte negli errori che si faranno, ma piano piano vedrete che questo percorso darà poi i suoi frutti. Anche qua, piccolo consiglio, quando parlate con amici, familiari, iniziate già a farci caso. Iniziate già a correggervi, anche da soli, a parlare in italiano e magari non con la cadenza o con l'accento della vostra zona di provenienza. State tranquilli che pian piano i risultati verranno fuori. Esercizio quindi di oggi è quello di realizzare, registrare un contenuto podcast, o meglio, un singolo talk del vostro contenuto podcast di una singola puntata. Individuate un argomento, o meglio, sulla base delle idee che avete costruito la scorsa lezione, cercate di estrapolare, di costruire un singolo talk che parli di quell'argomento che avete ideato nella scorsa lezione. Dovrà durare 120 secondi, un minimo di 2 minuti, sarà la base, non preoccupatevi, si potrà fare molto di più, ma cerchiamo di stare in 120 secondi in questo esercizio. Dovrete costruirlo attraverso un elenco puntato di cosa vorrete parlare all'interno di quel singolo talk, cercando di toccare i punti più importanti. Dopodiché, dall'inizio del vostro talk fino alla fine, dovrete mantenere l'attenzione alta del vostro ascoltatore, come abbiamo visto poc'anzi. A tutti voi quindi un buon lavoro, state tranquilli, andrà benissimo e appuntamento alla prossima video lezione.